Ti senti storto? Cos'è il dritto? Prima di iniziare a parlare delle rotazioni degli assi primari, voglio rispondere ad alcuni commenti. Il commento cardine è: sì, è vero, ci sono riuscito, funziona sulla presa grande, però io per tenere le prese piccole mi trovo più comodo a stare in dentro e quindi schiacciato sulla parete. Allora, la risposta è fisica, nel senso, fai lo stesso esercizio levando l'appoggio buono per il piede, mettendone uno piccolino, e al posto delle scarpette mettiti una ciabatta, una pantofola morbida. In questa maniera potrai constatare che se te ti metti parallelo alla parete, o la scarpa scivola o si leverà dal piede. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sarà incidenza, vuol dire che non stai spingendo, non c'è una forza risultante in spinta verso la parete. La risposta agli altri dubbi, cioè sull'adattamento di questi criteri direttamente nell'arrampicata, è che non puoi constatarlo subito nel momento in cui io sto definendo dei concetti ideali di statica, quando in realtà poi nell'arrampicata andremo a parlare di dinamica. Quindi, allora, io sto cercando di definire dei punti di riferimento per poi dopo inserire tutto quello che riguarda la dinamica. Per parlare di dinamica, ripeto, bisogna partire da un punto di partenza statico, arrivare a un altro punto di partenza statico. In mezzo c'è il movimento, cioè la dinamica. Però se noi non definiamo il punto A e il punto B, non abbiamo una direzione ben precisa. Non avendo una direzione precisa e chiara, non possiamo intervenire a correggere gli eventuali errori. Ora andiamo agli esercizi per cercare di comprendere meglio quelle che sono sia le rotazioni ma anche sia il rapporto di ortogonalità. L'esercizio di riferimento è l'esercizio che abbiamo fatto nell'episodio 1, cioè quello di lavorare mano destra, piede sinistro e qui delimitare l'ortogonalità degli assi, quindi fare in modo che l'asse delle spalle, l'asse del bacino e l'asse primario siano perpendicolari. Ok, ora andiamo a lavorare invece in omologo. Perché andiamo a lavorare in omologo? Proprio perché, quindi mano destra piede destro o mano sinistra piede sinistro, proprio per evincere, fare mettere in evidenza quanto è importante la rotazione. Questo perché in opposto, lavorando in opposto, quindi mano destra piede sinistra, non ti viene andare in apertura e quindi in rotazione sfavorevole dell'asse delle spalle o l'asse del bacino. Con l'omologo invece rende subito l'idea di quello che si può fare e di quello che non si deve fare. Mano destra, piede destro, mano sinistra la metto sempre alla stessa altezza per mantenere appunto rispetto all'orizzonte il parallelo, ok, ecco, questa qui è la posizione ideale, ok. Poi se io vado, vedi, ad aprire la mano sinistra, quindi l'asse delle spalle, fino a 90 gradi, alla fine mi si apre la mano. Ovviamente 90 gradi in questo caso va bene perché stiamo parlando di una presa molto buona. Se invece la presa fosse piccola, basterebbe pochissimo, poca apertura per farti cadere. Vado a provare questa bassa, 2 cm, è abbastanza buona. Allora, in questo caso ovviamente non puoi lavorare a braccio teso perché andresti troppo in fuori, devi piegare il braccio come devi piegare la gamba, così e così. Ok, qui ecco, subito arrivato all'apertura di pochi centimetri, di pochi gradi, tendi a cadere. Facendo l'esercizio ti sarei sicuramente accorto che l'escursione dell'asse delle spalle è superiore di quella del bacino. Questo, in poche parole, vuol dire che ti sarei reso conto che se apri l'asse delle spalle senza coinvolgere l'apertura del bacino, la maggior parte delle volte riuscirai, anche con un po' più sforzo, però a mantenere la presa. Nel momento in cui invece, aprendo l'asse delle spalle, quindi ruotandolo verso l'esterno, questa è la mano, aprendolo verso l'esterno,
apri anche l'asse del bacino. Una volta che hai aperto l'asse del bacino, vieni giù. Quindi in realtà tu che puoi fare? Puoi anche aprire l'asse delle spalle se riesci a mantenere l'asse del bacino in chiusura, ok? Io la chiamo chiusura, nel senso che ruota l'asse, quindi il centro dell'asse, ruota verso la presa che tieni, quella è chiusura. Apertura è quando l'asse va a guardare il centro dell'asse il fuori, cioè se tieni la mano sinistra verso il lato destro, ok? Quindi questa è apertura. Quindi in realtà uno può anche fare apertura superiore, quindi dell'asse delle spalle, e in realtà chiusura con il bacino. Per quello che le persone si trovano all'inizio meglio con il laterale, perché ti obbliga a mantenere ruotato l'asse del bacino verso la presa che devi tenere. Però il problema è che, come ho detto nella spiegazione nel video che parlavo dell'arrampicata in laterale, non conviene, perché quando uno si mette in laterale si mette di fianco e tenderà poi a lavorare alzando i gomiti, esercitando una forza verso fuori e verso la presa. Però queste cose andremo un po' più in dettaglio la prossima volta. Prenderò in esame per ogni segmento un esercizio per farti comprendere meglio l'utilità e il senso di quello che sto dicendo. Iscriviti al canale e schiaccia il tasto campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. Ciao, alla prossima!